Ciao a tutti, voglio parlare in questo video delle componenti del karma. Il karma intanto è un'azione che produrrà poi dei frutti e nello stesso tempo genererà condizioni per far maturare un frutto, un seme seminato nel passato. Faccio un esempio. Io compio un'azione positiva, cerco di salvare una persona. Questo mi darà i suoi frutti. Questa azione positiva maturerà, supponiamo, in un'altra vita, perché in questa stessa azione io cerco di aiutare qualcuno e nello stesso tempo cerco di salvare uno che stava annegando, muoio annegato. Il mio intento è positivo, genererà un frutto positivo, ma questo atto di salvare qualcuno ha generato una condizione per farmi annegare. L'annegamento è dovuto a semi negativi che io ho seminato nelle altre vite, quindi questa sensazione di soffocamento, fondamentalmente dovuta alla morte per annegamento. E questo è in generale come funziona il karma. Affinché la legge del karma dia i suoi frutti, cioè affinché il karma dia i suoi frutti in modo completo, insomma, vuol dire perché poi io semino, in alcuni casi semino bene, raccolgo tanto, se semino male raccolgo poco. Noi vogliamo cercare di raccogliere tanto quando seminiamo semi positivi. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza dell'azione, negativa o positiva, supponiamo karma negativa, devo essere consapevole che se ti do un pugno ti faccio male. Devo avere l'intenzione di farti male dandoti un pugno, devo commettere l'azione, darti il pugno, e poi essere contento del fatto che sono dato un bel pugno e ti ho rotto la mascella e non mi hanno neanche preso. Magari questa azione qua potrebbe generare anche qualcosa di positivo. Magari uno che gli stava antipatico, quello che si è preso il pugno, mi fa pure un regalo, per dire. E allora io non mi prendo, io sono contento, dico gli ho dato un pugno, adesso lui è all'ospedale, in più mi ha fatto un regalo, come sto bene. Perché il regalo che mi ha fatto, quindi la sensazione positiva, è frutto di un altro karma che avevo seminato chissà quando. E però il fatto adesso di aver dato il pugno gratuitamente e beneficiato di questa cosa mi produrrà poi un altro risultato negativo prima o poi. Per cui il karma è tutta una catena, un concatenamento. E queste sono le sue componenti, la consapevolezza, l'intenzione, l'azione e il rigioire. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!